Ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial. In questo tutorial che mi è stato richiesto dai ragazzi del gruppo Discord di Blender Low Poly, in questo tutorial parlerò di Substance Painter. Substance Painter non è altro che un software che serve per realizzare le texture, ma grazie all'ausilio del 3D possiamo realizzare le nostre texture dipingendo direttamente sull'oggetto tridimensionale, o dipingendo oppure utilizzando delle mappe procedurali. Ovviamente, per chi si approccia a lavorare su Substance Painter, ovviamente deve essere pratico di grafica 3D, perché altrimenti non ha senso utilizzare Substance Painter. Ma se non sai utilizzare 3D Max, Maya, Blender, è un software praticamente inutile. Substance Painter, ci aiuta quindi a realizzare le nostre, texture semplicemente dipingendo sul nostro oggetto tridimensionale. Prima di passare al lavoro vero e proprio, descriviamo un po' velocemente la nostra user interface. Da questa parte abbiamo i nostri pennelli, ovviamente abbiamo il pennello, poi abbiamo la gomma, poi abbiamo la funzione per proiettare un'immagine e dipingerla direttamente sull'oggetto, la selezione ed è tramite poligoni. Abbiamo lo smooth, il clone, poi abbiamo il material picture che serve per selezionare un materiale che già abbiamo realizzato. Poi abbiamo un plugin che c'è cioè un'icona che ci collega automaticamente a Photoshop se è stato abbinato a Photoshop. Mi segnala qua. Ok. Poi abbiamo il resource update per aggiornare il progetto magari ha delle versioni successive. E poi, vabbè, poi abbiamo il collegamento al sito di Substance Painter. In alto abbiamo i classici menu. Sulla destra, in questa configurazione della mia interfaccia, poi ovviamente le interfacce si possono spostare come vogliamo, al momento la mia è ok, sistemata così. Quindi abbiamo il pannello delle proprietà, quindi per ogni strumento che utilizzeremo si apriranno le informazioni delle proprietà del relativo pannello. Poi questo piano piano andremo a vedere e a lavorare. Da qua abbiamo i layers tipo Photoshop, quindi ogni materiale avrà il suo layer e tutti i layer che verranno uno sopra l'altro aggiunti per creare un materiale o una texture che vogliamo realizzare. Qui abbiamo il texture setting che serve per settare le texture, lo vedremo più avanti. Qui avremo invece la lista del materiale che stiamo lavorando al momento con tutte le informazioni del momento. Adesso più avanti vi farò vedere come funziona. Poi qua abbiamo altre funzioni che al momento sono chiuse. Abbiamo il display setting dove potremmo sistemare il background oppure se vogliamo attivare le ombre o alcuni effetti. Questo è lo shader setting. Poi abbiamo, vabbè, la history che ci dà praticamente tutta la lista dei movimenti che abbiamo fatto. Volendo possiamo tornare indietro. E poi questo è il pannello di controllo delle informazioni di Substance Painter. Se troviamo qualche anomalia o qualche errore, possiamo andare a vedere tramite questo pannello dov'è l'errore. Sotto abbiamo lo shelf. Lo shelf praticamente non è altro che la lista di tutti i materiali che possiamo utilizzare all'interno di Substance Painter. Abbiamo dei materiali già predefiniti. Abbiamo i smart material. I smart material non sono altro che la combinazione dei materiali messi insieme per realizzare un nuovo materiale. Come vedete, io ho alcune già presettate fatte da me, tipo le tegole che sto usando per il progetto di Capitan Bon. Quindi noi possiamo utilizzare tutti questi materiali. Poi alla fine dice: sì, mi piace questo tipo di materiale, lo voglio utilizzare successivamente per altri miei progetti. Allora ce lo possiamo salvare la combinazione di tutti i livelli, eccetera, eccetera, e ce lo andiamo a sistemare. Ce lo andremo a creare nello shelf material, nello smart material. Ecco qua. Poi abbiamo tutte le altre funzioni. Abbiamo delle texture che possiamo importare e utilizzare nel nostro progetto.
le hard surface che ci aiutano a creare le normal map, tipo, che ne so, un bullone, una maniglia, che però non è fisicamente realizzata sull'oggetto 3D come su una mesh, ma lo vogliamo realizzare come se fosse una normal map, che dà l'illusione di essere un oggetto tridimensionale. Vabbè, qua ci sono alcuni preset di skin su diciamo della pelle umana. Poi abbiamo i filtri che possiamo utilizzare sul nostro progetto. Per esempio, se vogliamo un effetto che sia più o meno marcato, possiamo utilizzare le curve di livello tipo Photoshop per aumentare o diminuire l'intensità. Poi ce ne stanno tantissimi. Ci sta il blur se vogliamo sfumare un pochino qualche effetto, eccetera, eccetera. Poi abbiamo i brush che sono molto importanti, che sono, diciamo, i pennelli che utilizzeremo per dipingere sul nostro materiale, sul nostro oggetto. I particles, che questi sono praticamente dei generatori casuali di non lo so, che ne so, dei rampicanti oppure dei liquidi. Vi farò vedere successivamente. Poi abbiamo dei tools, ma più o meno funziona. Questi sono dei tools inseriti nell'ultima versione, per esempio per creare delle foglie casuali, dei rampicanti casuali. E poi niente, poi sono i profili colore. Questi sono gli environment che sono gli sfondi che utilizzeremo sul nostro sfondo della nostra interfaccia. Questo qua invece noi abbiamo la possibilità di selezionare se vogliamo una vista 3D e la vista delle UV map, solo la vista 3D, solo la vista delle UV map. Qua possiamo selezionare la funzione, se vogliamo, isometrica o prospettica, la visuale isometrica o prospettica. Questo serve per impostare la rotazione, se vogliamo una rotazione libera oppure costante. E questo è il pannello del rendering. Diciamo che questa è l'interfaccia di Subsys Painter. Qui vabbè, abbiamo i classici pannelli, eccetera, eccetera. Questa è, diciamo, un'escursione veloce su per quanto riguarda l'interfaccia. Io adesso vi mostrerò come generalmente lavoro io e come io mi imposto il lavoro. Quindi passiamo subito su Blender. Questo è il nostro soggetto diciamo, di questo tutorial. Ho realizzato questo masso, diciamo, fluttuante tenuto da delle catene agganciate dei crani su una base. La prima cosa che io faccio in Blender è assegnare ad ogni elemento che voglio che Subsys Painter attivi un materiale, lo assegno su Blender. Perché questo? Perché Subsys Painter non lavora sulle mesh, ma lavora sui materiali. Quindi se noi volessimo cambiare il colore di che ne so, del cranio, noi non andiamo a lavorare sulla mesh del cranio, ma sul materiale del cranio appena assegnato. Quindi cosa facciamo? Andiamo su Blender e iniziamo ad assegnare i nostri materiali. Da premettere che io ho realizzato due tipi di mesh. Questa che è una low poly, infatti se vado in edit mode, come vedete è una low poly, che è quella che andremo noi a caricare su Subsys Painter. Perché la low poly? Ovviamente perché possiamo lavorarlo meglio e cioè, il computer non soffre la potenza di calcolo. Ho realizzato anche una HD, che io la chiamo generalmente, le nomino così, Rock HD, per dire alta definition, e low per low poly. Questa, come vedete, vi faccio vedere. Questo un attimino che impostiamo i filtri delle selezioni. Ok, quindi come vedete questa invece è quella in alta definizione, dove io con lo sculpt mi sono un po' modellato la roccia e come potete vedere ha un pochino più di bump. Ok. Penso che sia chiaro. Diciamo che c'è più dettaglio, ovviamente.
Poi su Substance Painter raggiungeremo altro dettaglio con le normal map. Io già sto cercando di farvi vedere più o meno cosa si può fare con Substance Painter utilizzando tutte le sue funzioni. Quindi, prima di tutto possiamo salvare la nostra High Definition Rock HD direttamente senza assegnare nessun materiale, perché questa mesh in alta definizione ci servirà soltanto per calcolare le normal map sull'oggetto in bassa risoluzione. Quindi noi andremo a selezionare tutto, andiamo in export FBX, io sono già nella cartella Rock, Mystic Rock, mi seleziono soltanto gli oggetti selezionati ed esporto soltanto la mesh. Quindi io questa la chiamo Mystic Rock HD, ok, High Definition, perché so che è quella che ho usato lo sculpt che ha più poligoni. Fatto questo, la possiamo anche chiudere e aprire quella in bassa risoluzione. In quella in bassa risoluzione, qua noi dovremo lavorare un pochino di più, nel senso che, a parte che questa bassa risoluzione proviene da quella in alta risoluzione, utilizzando il modificatore decimate. Quindi ho ridotto i poligoni con questo plugin. Tutti gli oggetti sono stati ridotti con questo plugin. Quindi andiamo ad assegnare un materiale ad ogni elemento. Come vedete qua i teschi sono separati, ma io me li posso anche unire, così utilizzo solo un unico materiale. Faccio quindi un join. Quindi noi avremo il piano, i teschi, la catena e la roccia. Ok, ad ognuno andremo ad assegnare un materiale. Partiamo con la roccia, creiamo il materiale roccia, gli assegniamo un colore soltanto per distinguerlo, per vedere quello che è stato fatto. Ecco fatto. Aggiungiamo. Prima di tutto controlliamo anche, che è una cosa importante da fare. Ricordiamoci di controllare sempre l'orientamento delle facce. Come vedete il piano è in rosso, quindi significa che le normali sono in negativo. Quindi selezioniamo in edit mode tutte le facce, Ctrl N, no, Shift N. Ok, diventa in blu, vuol dire che le normali sono correttamente orientate. Possiamo ritornare. Ok, quindi il nostro materiale verde è la nostra roccia. Selezioniamo le catene e creiamo un altro materiale. Chiamiamolo catene, assegniamo un colore, diamolo sul blu, così, benissimo. Andiamo sui nostri teschi, creiamo un nuovo materiale, lo chiamiamo teschi, ok, e assegniamo un giallino così, e la nostra base, chiamiamola base così, facile facile, e ci assegniamo un colore. Benissimo. Ovviamente, fatto questo, dobbiamo fare l'unwrapping, che è una cosa importante. Perché questo? Perché Substance Painter lavora bene se le facce non sono sovrapposte. Quindi se le UV non sono sovrapposte, perché se per puro caso abbiamo delle UV sovrapposte, potrebbe capitare, a meno che non sia voluto, ovviamente. Potrebbe capitare che quando noi calcoliamo l'ambient occlusion, quando poi verrà caricato su Substance Painter, le ambient occlusion su Substance Painter potrebbero essere corrotte, nel senso che magari ha l'ombra di un altro elemento sovrapposto. Ecco, questo diciamo potrebbe essere la giustificazione. Quindi io preferisco sempre unwrappare tutto insieme. Ora, ci sono varie possibilità. Noi potremmo unwrappare singolarmente tutti i pezzi, però specialmente nel game design si tende a utilizzare una texture per tutto l'oggetto. Quindi possiamo optare sia elementi singolarmente, ma questo ovviamente ci comporta una texture map per ogni elemento con una texture separata. Oppure cercare di utilizzare una unica texture map, una unica texture per tutto l'oggetto. Quindi io seleziono tutto, che è il metodo che io utilizzo, perché
specialmente nel campo gaming, è importante ridurre anche la quantità di immagini che vengono caricate, di texture che vengono caricate. Ovviamente capite il motivo, che ci sono più immagini, ci sono più tempo di calcolo c'è bisogno per importare, caricare, proiettare, eccetera, eccetera. Quindi si tende a ottimizzare la texture del nostro oggetto. Quindi seleziono tutto l'oggetto, premo Edit Mode, evidenzio tutto con il tasto A, faccio una proiezione veloce perché a me non interessa fare proprio i tagli delle UV map in questo caso, perché diciamo, non è diciamo, un elemento organico che ci dia, che ci possa creare tanti problemi. Quindi lasciamo così, facciamo un wrap veloce. Ovviamente sapete cosa è un unwrap, perché se volete lavorare con Surface Painter è meglio e bisogna conoscere le basi del 3D. Quindi l'unwrapping è, come dire, spalmare tutte le facce della nostra mesh su un'area quadrata. Quindi unwrap, Smart UV, io uso uno Smart UV, lascio uno spazio di 3, 0,03. Ricordatevi questo valore. Questo valore indica che oltre il perimetro dell'UV map ci sarà uno sbordo di 0,03 pixel. Questo poi servirà ce lo dovremo ricordare su Subsurface Painter. Vi spiegherò poi successivamente quando servirà. Quindi proiettiamo. Pochino di tempo che calcola. Ecco, ok, io ho fatto un errore, adesso lo andremo a sistemare. Come vedete ci sono le catene che ovviamente sono più grandi della roccia. Questo perché? Perché mi sono dimenticato di confermare la scala e la rotazione dell'oggetto. Dov'è? Dell'item, ecco qua. Sì, dov'è? Questo è il 3D cursor, no? Ah, certo, deve uscire dall'edit mode. Ecco qua. Benissimo. Come vedete, la scala non è confermata. Sono dei valori che devono essere portati tutti a 1. Quindi selezioniamo tutti gli oggetti. Si preme Ctrl A e andremo a confermare la rotazione e la scala. E come vedete è stato riportato tutto a 1. Come vedete, se io vado, vedete che gli anelli della catena sono più grandi dell'area, che ne so, della base. Questo perché non erano state resettate. Ora adesso rifacciamo di nuovo un UV map Smart UV, riconfermiamo e come vedrete le dimensioni sono totalmente differenti. Tempo che calcola. Ok, come vedete adesso abbiamo la reale proporzione dell'UV map. Questo è un passaggio molto importante da non dimenticare. Come vedete, questo è il nostro piano, questa è la nostra roccia e gli anelli della catena sono adesso proporzionali. Cioè non sono più esageratamente grandi, che erano più grandi praticamente del piano, ed era una cosa irreale. Fatto questo, possiamo andare a esportare la nostra mesh. Vi faccio notare che abbiamo tutto in un'unica UV map. Però ogni UV map ha un materiale, quindi queste avranno il materiale. Un attimino, facciamo così. Vediamo, ok. Queste avranno il materiale della base. Queste avranno il materiale della roccia. Questi sono i teschi. E queste sono, vabbè, questa è tutta la catena. Ok, questo è importante. Quindi andiamo a salvare il nostro oggetto. Quindi selezioniamo tutto. Esportiamo in FBX e lo andremo a chiamare Rock Low, così sappiamo che questa è la versione low poly, quindi selezioniamo tutti gli oggetti, esporta la mesh.
Fatto. Passiamo a Subsets Painter. Quindi cosa si fa qua? Andiamo, creiamo un nuovo progetto, new. Qui Subsets Painter ci chiederà di caricare l'oggetto. Noi andremo a caricare l'oggetto in low poly. Ops, scusate che devo andare, non mi ricordo dove è la cartella. Tutorial Subsets Painter, ok qua. Noi andremo a caricare ovviamente quello in low poly, perché è quello che dovremo lavorare. Scegliamo la risoluzione della nostra texture. Io generalmente uso una 2K, quindi ha un 2048 pixel per 2048 pixel in verticale. Lasciamo tutto il resto invariato, va benissimo così. E confermiamo. Qua avevamo evidenziato, andiamo su 3D, ecco qua. E questo è il nostro pezzo. Ricordatevi che ruotare, muovere l'oggetto in 3D Subsets Painter è diverso da Blender, quindi noi andremo a premere il tasto Alt e il tasto centrale del mouse serve per scrollare, con il tasto sinistro serve per ruotare e con il tasto destro per zoomare, sempre tenendo premuto il tasto Alt della tastiera. È un po' diverso. Volendo si può anche settare dalle impostazioni di Subsets Painter, possiamo anche andare a impostarci i tasti volendo anche come quelli di Blender, se vi è più comodo. Qua possiamo settare i linguaggi di sistema e tutte le altre cose che volete. Ricordatevi, se avete un computer con una scheda un pochino vecchiotta, disabilitate la funzione della scheda grafica, perché alcune volte potrebbe dar problemi, potrebbe piantarsi il software. Io ho una scheda grafica che me lo permette e una CPU che me lo permette, quindi le attivo tutte e due, ovviamente per motivi di calcolo che sono anche più veloci. Fatto questo, una cosa importante da fare prima di procedere e andare avanti è salvare il progetto. Perché questo? Perché Subsets Painter ogni tot fa un salvataggio automatico e salva se non viene salvato l'oggetto, salverà sulla cartella di Subsets Painter un file anonimo. Quindi conviene sempre salvare subito il progetto. Stiamo qua. Tutorial. Mystic Rock. E lui automaticamente mi andrà a creare un file di backup all'interno della cartella, che se disgraziatamente Subsets Painter si riavvia, si blocca, noi potremo andare a recuperare il file in automatico. Qui, Subsets Painter, ogni tanto comparirà la funzione autosave. Quando vedete che un attimo si blocca, è perché probabilmente sta salvando. Ovviamente, più livelli mettiamo, più il progetto diventa pesante. Ecco, come vedete, noi abbiamo adesso le proprietà del pennello e abbiamo tutte le funzioni, tipo la dimensione del brush che abbiamo qua, che vedete in questo circoletto rosso. Abbiamo tutte le funzioni, abbiamo tutti i nostri materiali che adesso sono diventati dei layer. Qu come vi dicevo prima, Subsets Painter lavora sui materiali, quindi abbiamo il materiale base, il materiale catena, rocche e teschi. Infatti, se vogliamo, possiamo spegnere, come vedete, e funziona come se fossero una selezione delle mesh, ma invece sono i materiali. Ok? Qui abbiamo i layer di ogni livello che andremo a selezionare. E adesso arriva una parte importante. Adesso noi dobbiamo far calcolare a Subsets Painter tutte le texture che andremo a calcolare. Questa è una procedura che bisogna fare prima di iniziare il lavoro. Si va in Texture Set Setting. Anzi, scusate, una cosa importante da fare, lo rifacciamo perché mi sono dimenticato di farvelo vedere. Rifacciamo New. Dovete selezionare qua il materiale, quello che uso io per la mia procedura, Alpha Blend, ricordatevi, quindi un PBR Metallic Roughness Alpha Blend. Perché questo? Perché mi aggiunge un canale alfa ai materiali. Questo perché? Perché successivamente, quando noi andremo a esportare, poi dovremo unire le texture con l'alfa channel. Se, no, se voi partite in modalità normale, vi verranno delle texture senza l'alpha channel, quindi poi la rottura è andare a cancellare l'alpha channel, eccetera, eccetera, eccetera. Invece così io già me lo calcolo in automatico
un alpha channel. Quindi alpha channel, blend, selezionate qua la texture e selezionate l'oggetto. Io già l'avevo fatto, quindi è inutile ricaricarlo. Però ricordatevi questa funzione qua. Nel template utilizzate PBR Metallic Roughness Alpha Blend. Ok. Questo perché, come vi faccio vedere, mi aggiunge in automatico il canale Opacity. Questo canale serve per attivare e disattivare le trasparenze dell'Alpha Channel. Ma andremo più avanti a specificare questo lavoro. Allora, quindi dicevo, una cosa importante da fare è andarsi a calcolare tutte le mappe che comporranno il nostro PBR materia, quindi il base color, late map, il roughness, il metallic, l'opacity, il normal, l'emissive. Volendo l'emissive si poteva anche evitare, però a noi serve perché metteremo alcuni effetti luce, quindi ce lo calcoleremo. Quindi si passa quindi in texture setting, si scrolla un pochino e si fa il bake delle texture, perché queste texture saranno quelle dove andremo noi fisicamente a dipingere. Quindi clicchiamo su bake, andiamo a selezionare la risoluzione 2K, qua lasciamo tutto attivato perché sono tutte le funzioni che a noi servono, la curvatura che servirà per fare delle variazioni sugli spigoli, sulle ombre, eccetera, eccetera. Lasciate tutto invariato. A meno che non abbiate delle esigenze particolari. In questo pannello qua noi andremo a caricare la nostra mesh in alta definizione, quella che abbiamo utilizzato per lo sculpt. Se per esempio invece non avessimo questa mesh in alta risoluzione, potremmo dire a Subsys Painter utilizza la stessa mesh per calcolarti le ambient occlusion, e basta cliccare su questo comando. Ma dato che noi abbiamo la nostra texture in alta risoluzione, lo andremo a caricare. Quindi Mystic Rock HD. E come vedete se l'è caricata. Questo a cosa serve? Subsys Painter prenderà le informazioni dell'alta definizione e le proietterà sulle texture della normal map del modello in bassa risoluzione. Quindi potrebbe occupare molto tempo questa funzione, quindi alcune volte diventa anche lunga questa procedura. Spero che non sia di questo caso, però potrebbe essere un pochino lunga la procedura del calcolo. Quindi clicchiamo su Bake All Texture Set, quindi farà il bake di ogni canale, di ogni materiale che noi abbiamo realizzato. Clicchiamo e andiamo avanti. Come vedete, sta facendo il calcolo. Se fate attenzione, appare piano piano come dire, la normal map verrà proiettata sul nostro modello. Come vedete, già la definizione della roccia è cambiata. Le catene vanno bene. Aspettiamo un po'. Ok, sta calcolando le ultime. Ha finito. Come vedete, si nota un po'. Pochino poco sono state aggiunte dei dettagli. Ora, probabilmente può capitare che le forme sono un po' troppo squadrate. Questo perché siamo dimenticati in Blender di attivare lo smooth. Quindi andiamo su Blender. Selezioniamo l'oggetto, andiamo su Smooth. Ok, modello Smooth. Le rocce e le catene non c'è bisogno, sì, le mettiamolo pure, così sarà più smussata la cosa. Vedete? Quindi riprendiamo l'oggetto, lo selezioniamo tutto, facciamo export FBX, modello low poly, lasciamo tutto invariato, esporta.
dovremmo adesso dire a Substance Painter di aggiornare il modello. Questo potrebbe capitare anche se, per esempio, abbiamo sbagliato una mesh, cioè un colore, la possiamo sistemare. Come si fa? Si va in Edit, Project Configuration, andremo a ricaricare il nostro Mystic Rock Low Poly e verrà sostituito sulla stessa mesh. Ecco, adesso le normal map si notano meglio. Come vedete, i teschi sono più smussati. Vedete? Senza rifare il calcolo delle ambient occlusion, perché già erano state rifatte. Volendo si può fare, magari vediamo se si migliora qualcosa. Quindi rifacciamolo proprio per sfizio. Rifacciamo il calcolo di tutto. Non penso che cambi qualcosa, però per scrupolo lo facciamo. Finendo. Praticamente ha resettato tutte le texture e le sta ricalcolando. Infatti non è cambiato nulla. Va bene, comunque lasciamo così. Ok, e questa è la nostra mesh. Volendo possiamo aumentare un pochino il contrasto dello sfondo, così possiamo vedere la nostra mesh. Possiamo anche muovere la fonte di luce premendo Shift e ruotando con il tasto destro la nostra mappa di proiezione della luce in HDRI. Ok, lasciamo così, questo lo possiamo chiudere. Come funziona adesso Substance Painter? Noi andremo a selezionare ogni materiale e ce lo lavoreremo piano piano. Benissimo, partiamo con la base. Andremo sulla base, passiamo nel pannello layer. Come vedete, il pannello layer è al momento vuoto, infatti è grigio. Potremmo anche andarci a selezionare un materiale e potremmo, non lo so, vediamo se c'è qualche materiale interessante. Però io invece vorrei importare una texture. Partiamo con un'importazione di una texture, poi le altre le faremo piano piano, perché è bello anche capire come importare un materiale, una texture PBR su Substance Painter. Lo faremo con la base. Tempo fa io vi avevo passato dei link sulla pagina PBR Material di Nicolai, dove ha rilasciato una serie di texture molto carine. Andremo a Rock Moss, prendiamo questo qua, il preview del Rock Moss sì, lasciamo questo, è questa. Utilizziamo questo per la base della nostra texture. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo tutte le nostre facce, cioè le nostre texture, drag and drop direttamente sul pannello dello shelf. Ok, Substance ci dice cosa faccio io di questo materiale, dove lo vado a mettere. Allora, noi andremo a selezionare tutte le facce, tutte le texture selezionate. Andremo a stabilire se devono essere messe sul canale, sulle shelf del canale alfa, sul color tooth, sull'environment, sulle texture. Noi ovviamente andremo a decidere sulle texture. Qui invece noi dobbiamo dire a Substance Painter cosa vogliamo fare di questo materiale. Lo lasciamo sulla sessione corrente. Se lo vogliamo salvare sul progetto del Mystic Rock, oppure se lo vogliamo salvare permanentemente su Substance Painter. È bello tenerlo permanentemente su Substance Painter, però ovviamente capite che più materiale aggiungiamo a Substance Painter permanentemente,
più tempo ci vuole per aprire anche il software quando viene avviato. Quindi generalmente io preferisco tenerlo direttamente all'interno del progetto. Ok? E si fa importa. E lui ci ha importato le nostre fantastiche texture. Noi le vogliamo assegnare sulla nostra base. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo dire a Substance Painter di creare il vero materiale, dove andare a inserire le nostre texture. Allora diciamo, crea un colore di riempimento che lui ha creato. Lo possiamo chiamare base rock. Benissimo. E qui, come vedete, sulla nostra sinistra si è aperto un pannello dove potremo decidere al materiale cosa deve far proiettare. Ovviamente il color, che come vedete è il base color. Poi avremo l'heat map, il roughness, il metal, l'opacity, il normal map e l'emission. L'emission a noi al momento non ci interessa, lo possiamo disattivare. L'opacity al momento non ci interessa e lo possiamo disattivare perché non deve essere trasparente. Ci servirà soltanto dopo quando noi realizzeremo le texture totalmente. Ma interessa soltanto il canale, non la vera funzione, che però in alcuni casi potrebbe essere comoda se volessimo rappresentare, che ne so, un vetro o un bicchiere di vetro, per esempio. Però al momento lo disattiviamo. Quindi noi abbiamo i nostri canali. E iniziamo a trascinare nel base color, ovviamente il base del materiale. Come vedete, già è stato proiettato. Successivamente regoleremo la nostra scala. Per adesso importiamo soltanto le texture. In heat map andremo a cercare la heat map, drag and drop, poi il roughness. Andiamo a cercarsi il roughness, dov'è il roughness? Ecco qua il roughness. Poi ci vuole il metallic. Questo è metallic. Benissimo. Il normal map e il normal map. Abbiamo anche l'ambient occlusion, ma noi non lo vediamo nel nostro canale, quindi ce lo possiamo andare ad aggiungere. Andremo a selezionare in texture set setting. Andiamo un po' su nel pulsantino. Andiamo ad aggiungere un nuovo canale, Ambient Occlusion. Come vedete è stato aggiunto. Andremo drag and drop e la nostra texture, come vedete, ha il nostro materiale. Benissimo. Possiamo anche chiudere tutte le altre texture, gli altri materiali, e come vedete la nostra texture è stata proiettata. Però, come vedete, magari non proietta bene. Allora, noi andiamo a selezionare la scala e aumentare un pochino la scala finale, come piace a noi. Ecco, questo potrebbe essere carina, questa proiezione. Vedete? Ottimo. Bella, no? Fantastica. Però non ci fermiamo qua soltanto alla semplice proiezione. Magari aggiungiamo un pochino di sporco. Come facciamo? Aggiungiamo un altro canale, cioè aggiungiamo un altro layer, sempre di fill. Lo lasciamo in grigio. Spegniamo tutti i canali tranne il color e il roughness. Il roughness lo mettiamo a 1, ciò significa che non mi proietta il lucido, diciamo, di un materiale, ma deve essere piatto. Questo è importante attivarlo. E questo lo lasciamo in grigio. Allora cosa diciamo noi? Noi vogliamo che questo grigio ci evidenzi della sporcizia con un colore più scuro della texture di sotto. Quindi lasciamo il fill, però lo andiamo a mettere in multiply. Questo cosa ci comporta? Che con il multiply il grigio viene sovrapposto al colore originale della base, però me lo rende leggermente più scuro.
però non vogliamo noi che sia che ricopra tutto, ma soltanto alcune parti. Allora cosa facciamo? Gli diciamo a Subsys Painter che io voglio soltanto alcune parti che decido io che devono essere più scure. Quindi andremo ad aggiungere una maschera, in questo caso una black mask. Ciò significa che tutto quello che noi andremo a colorare in chiaro sarà praticamente la maschera bucherà il colore e mi proietterà il colore del grigio che mi servirà da sfumatura. Per esempio, nella parte dei teschi, come vedete, io magari voglio aggiungere un pochino più di ombra. Ok. Perché magari poggiano lì e voglio che siano più scure. Ora, voi dite perché hai scelto il grigio? Perché io con quel colore grigio qua, io adesso lo posso modificare e scurire di più le parti. Giustamente dite, ah, ma potevi soltanto dipingere sopra la texture. Sì, potevo dipingere, però non potevo regolare io l'intensità del mio grigio, che adesso vi faccio vedere. Come vedete si nota e non si nota. Io vado a scegliere, clicco sulla casellina del colore, come vedete qua io ho l'intensità. Guardate le ombre adesso, che le rendo più scure, vedete? Fino a farle diventare nere. Ok? Io così ho la possibilità di aumentare e diminuire l'intensità del grigio. Volendo potrebbe essere anche colorata, eh? Beh, io preferisco tenere il grigio perché mi tiene il colore della base sottostante. Ok. Benissimo. Possiamo anche duplicare, quindi andiamo col tasto destro Ctrl D per duplicare. Cancelliamo la maschera. E con un pennello, andiamoci a scegliere un pennello brush, quindi andiamo su brush, tipo ci dovrebbe essere uno dirt, con i tasti delle parentesi quadre possiamo aumentare e diminuire la grandezza del pennello, oppure lo potete fare anche da qua, ovviamente. Potremmo anche ammacchiare un pochino. Vediamo la parte sottostante, a me non serve, magari vi faccio vedere qua come possiamo macchiare. Come vedete? In questo momento io sto utilizzando il mouse, ma ovviamente per alcuni modelli conviene anche utilizzare la tavoletta grafica. Tipo specialmente per quando sono dei modelli organici, è sempre meglio utilizzare la tavoletta grafica. Ok? Possiamo sempre aumentare e diminuire l'intensità se vogliamo che sia più. Potrebbe essere che sono delle macchie di sangue, come vedete. Lasciamo l'intensità così. Ci siamo? Benissimo, diciamo che la base la possiamo anche tenere così. Andiamo a lavorare sui teschi adesso, quindi questo materiale ce lo siamo creati. Se per esempio, come vi dicevo prima, volessimo realizzare un smart material, che questo materiale lo vogliamo usare per le volte successive, basta crearsi una cartella, la chiamate, che ne so, Rocks, selezionate tutti e 3 livelli e li importate all'interno della cartella, tasto destro, e come vedete qua Create Smart Material. Creando uno smart material, questo materiale verrà importato sulla sezione delle smart material e lo potrete utilizzare quante volte vorrete nei vostri progetti futuri. Andiamo sulla realizzazione sulla colorazione dei teschi. I teschi li facciamo manualmente, senza importare nessun materiale esterno. Quindi andremo a cliccare i teschi. Iniziamo prima di tutto con una base. Con una base noi utilizzeremo, in questo caso ci interessa soltanto il color, il roughness. Sì, il roughness lo mettiamo leggermente riflettente e andremo a selezionarci un colore.
ci andremo a creare un colore un po' più sulle ossa, così. Forse un po' più rossiccio. Benissimo. Benissimo, come vedete. Questo ovviamente è il mio sistema di lavoro, ragazzi. Poi ognuno si può personalizzare il sistema che vuole, però intanto vi spiego il mio, come lavoro io. Andiamoci a creare di nuovo un altro fill. Facciamo in grigio, mettiamolo in multiply. Ovviamente qua dobbiamo disattivare, perché come vedete se non sono disattivati mi dà anche lo specular, che a me non serve. Mi serve soltanto che sia non emissivo questo, perché è un layer sopra l'altro. Il color, ok, come vedete questo è l'originale, questo è che mi servirà da calcolare le ombre. Io lo farei anche un pochino più scuro. Benissimo. Creiamoci una, ops, scusate, creiamoci una maschera, una black mask, perché vogliamo indicare adesso con una funzione procedurale le parti che devono essere più scure. Andremo ad, in questo caso adesso a caricare, a utilizzare le smart mask. Le smart mask non sono altro che una serie di funzioni prestabilite, prestabilite dai programmatori per come dire, per calcolare le parti in ombra oppure le parti dello sporco in automatico, ma non sono altro che una serie di funzioni diciamo delle action alla Photoshop, quindi una serie di funzioni già precalcolate da poter utilizzare quando volte vogliamo. Ovviamente ce ne possiamo anche creare di nostre, ma tutto sommato sono molto molto comode già che quelle preesistenti. Andremo a noi a selezionare il vediamo qui il dust occlusion. Questo praticamente sporcherà tutta l'ambient occlusion con questa mappa. Quindi la prendiamo drag and drop sulla maschera e come vedete ci ha scurite le parti che sono state toccate dall'ambient occlusion. Come vedete, ovviamente io voglio che sia un pochino più scuro, vado su color, vado sul gray e lo abbasso. Come vedete io posso regolare la funzione direttamente dal colore senza andare a intervenire manualmente sul scusate sulla mesh. Ok, creiamone un altro, quindi facciamo un duplicato. Ctrl D, ovviamente è sovrapposto e quindi l'effetto è maggiorato, quindi andiamo a cancellare la maschera perché andremo adesso a creare invece una sensazione di sporco. Quindi andremo a prendere il Dirty Dry, vediamo. No, è troppo, quindi torniamo indietro. Ctrl Z, Dust Dirty, vediamo. Non male, non male, però qua l'effetto è un po' troppo scuro, quindi noi andremo ad alleggerire l'effetto del. Ok, l'effetto dello sporco. Volendo potremmo anche fare così, anche per renderlo un pochino più pulito. Se andremo a selezionare col pitch, andremo a selezionare il colore. Ok, e abbassare l'intensità del colore per renderlo un pochino più simile. Che ve ne pare? Forse aumenterei un pochino il lucido dei teschi, quindi andiamo sul colore fill, sul roughness e aumentiamo un po' la lucentezza. Beh, se potrebbe essere anche troppo lucido, invece no, serve un pochino. Ok, muoviamo la fonte di luce, quindi shift right, così possiamo ok
Mi piacerebbe mettere un po' di simboli, potrebbe essere anche molto carino. Facciamolo. Andiamo a realizzare questa volta un canale layer. Non è un fill. Questo ci dà la possibilità di dipingere direttamente sulla mesh. Andremo quindi a spegnere tutto quello che non serve. Lasciamo soltanto il roughness non colorato, cioè non riflettente. E in questo momento magari usiamo un rosso sangue. Ok, adesso andiamo sui pennelli alfa e andiamo a sceglierci un nostro pennello. Per esempio questa qua, la croce, potrebbe essere bella mettere qua. Come vedete. Ok, però vedo che è un po' troppo piatta, quindi cosa facciamo? Aggiungiamo anche un po' di profondità. Abilitiamo l'heatmap e lo spostiamo leggermente verso il basso. Però non dà effetto perché probabilmente devo resettare. Quindi torniamo indietro. Ecco fatto. Perché dovevo mettiamo l'incisa, ok. Dovevo riavviare dovevo resettare la texture. Qua vediamo se abbiamo qualche altro effetto che possiamo mettere, qualche altra incisione carina. Queste sono tutte maschere bianche e nere che potete crearvi anche in Photoshop, eh. Impiccioliamo un po' la mezzaluna qua. Qua ne mettiamo un'altra. Cosa possiamo trovare? Vediamo. Una bella stella. Questa forse è più bella. Mettiamo una stella classica. Rossa. Potete con il tasto control ruotare la rotazione del vostro pennello. L'ultima, come vedete, se io avessi sovrapposto le UV map dei teschi, non avrei potuto fare questa funzione perché altrimenti le proiezioni sarebbero state sovrapposte. Invece, con l'UV map spalmate singolarmente, abbiamo la possibilità di lavorarle singolarmente le nostre texture. Vediamo di trovare un altro simbolo carino, non lo so, boh, vediamo. No, il cuore non mi piace, cioè qualcosa di più celtico. Vediamo cosa possiamo trovare. Mettiamo questo, dai, qua. Ops. Ok. Ci siamo? Benissimo, come vedete le nostre. E lasciamo così i nostri teschi. Andiamo sulle catene. Sulle catene utilizzeremo un materiale già esistente. Ecco, come vedete sta facendo l'autosalvataggio. Aspettiamo che finisce. Ok, terminato il salvataggio, lavoriamo sulle nostre catene. Prendiamo catena, andremo a sceglierci un materiale, quindi andiamo su Materials, andremo a scegliere uno già prestabilito. Vediamo il preview di questo. Questo è Steel Rush, no, Steel Rust, scusate. Vediamo questo cos'è invece. Questo è un silicone, non va bene. Plastic no, mettiamolo Steel Rust. Drag and drop, ecco fatto. Però magari è un po' troppo pulito, come vedete. Allora facciamo una cosa, aggiungiamo un po' di sporco noi stessi. Come facciamo? Creiamo un nuovo fill color. Andremo a
Allora, ovviamente il metallo lo dobbiamo tenere questa volta, il roughness lo lasciamo così com'è. Scegliamo un colore un po' sul rossiccio, un po' più scuro e un po' più sull'arancione, che è il colore della ruggine. Ok. Benissimo. Questo è il colore che vorremmo utilizzare. Andiamo ad aggiungere una black mask perché noi vorremmo dipingere la zona dove inserire la ruggine. A questa Rust Mask ci andremo a proiettare uno Smart Mask, quindi cerchiamo quello che viene chiamato Paint Old, vediamo che effetto fa. Ecco come vedete è stato proiettato. Sì, questo non è male. Ok, qua però mi sono dimenticato di girare queste catene, vabbè pazienza dai. Mi sono dimenticato di girare. Va bene. Però facciamo anche in modo che sia un pochino. Un attimo, tolgo sto pennello che mi dà fastidio nella proiezione. Quindi si va a clicca qua. Rimpiccioliamo. Facciamo in modo che sia anche un pochino con un po' di spessore. Quindi andiamo sul canale del colore, andremo ad abilitare le heat map, che non fa altro che calcolarci le normali. Muoviamo un po' verso l'alto così. E già l'effetto ruggine, come vedete, è anche più visibile, molto carino così, vedete? Voilà. Bello, mi piace. Benissimo. Potremmo aggiungere anche un pochino di informazioni in più creando di nuovo un altro fill layer. Lasciamo questa volta tutto invariato, anche il roughness però viene portato a 1. Lo portiamo in multiply e aggiungiamo una black mask, sempre. Nella black mask trasciniamo. Ah, vedete, qua c'era anche Rust. Adesso la modifichiamo. E quindi qua invece andremo sul cavity rust. Ok, no, cavity rust no. Ci vuole invece quello dell'occlusion. Dust occlusion. Ok. Invece andiamo, torniamo indietro un attimo. Questa black mask, noi avevamo messo un paint hold, lo rimuoviamo e andremo a mettere invece rust, che è più reale. Ok, quindi invece noi eravamo qua, come vedete si vede l'effetto, non so se con. Ok, possiamo aumentarlo leggermente, quindi abbassiamo l'intensità. Anzi, aumentiamo l'intensità, bene, così. Benissimo. Lasciamo le nostre catene. Questa. Andiamo sulla roccia, quindi andiamo adesso sulla rock e andremo a realizzare il nostro la nostra roccia. Vediamo se ho un importiamo una nuova texture. Vediamo brick wall, no, rock pavement, no, moss, no. Andiamo su un altro. Queste sono delle texture che avevo segnalato tempo fa e sono realizzate veramente bene. Rock and Licheni, vediamo qual è l'effetto. Ecco, sì, ci può stare questa roccia così. Mi piace, molto mediterraneo questo effetto. Quindi facciamo un drag and drop di tutte le texture. Noi le andremo a impostare nel canale texture. È soltanto per questo progetto, importa. Benissimo. Quindi sulla nostra roccia andremo a realizzare il nostro fill layer, togliamo l'opacità, l'emission lo mettiamo dopo per un altro, per fare le rune fluorescenti. Quindi andiamo a trascinare i nostri materiali intanto. Ambient, poi abbiamo le heat map, poi abbiamo il roughness, poi abbiamo il metallic, dovrebbe essere questo, normal map. Inseriamo l'ambient occlusion.
quindi l'attiviamo è ambient occlusion. Ecco fatto. Adesso vi spiego un'altra cosa da fare. Allora, prima di tutto ingrandiamo la nostra texture. Probabilmente capiterà se la vostra texture map non è cioè se la texture potrebbe dare questi problemi. Come vedete, queste le dà perché le nostre UV map sono state proiettate un po' senza tagli e quindi ci sono, come vedete, alcuni pezzi qua, alcuni pezzi da quest'altra parte. E potrebbe dare la brutta sensazione che la texture taglia. Allora, in questo caso, io cosa faccio? Utilizzo un altro tipo di proiezione. Non la proiezione UV mapping, ma la proiezione triplanare. Che significa la proiezione triplanare? Significa che la stessa texture verrà proiettata da tutti i lati della roccia e le giunture verranno miscelate con una sfumatura, dando un effetto di continuità. Quindi andiamo a provare il triplanar. Ecco, come vedete adesso la roccia è uniforme, non ha tagli, se ci fate caso. Vedete, tutta proiettata bene. Guardate anche qua. Possiamo diminuire un po'. Ok, come vedete qua la giuntura è perfetta con il triplanar. Come vedete. Questo, che cos'è questo? Ah no, questo è un effetto del roughness della roccia. Che ve ne pare? Bella, no? Quindi lasciamola così. Benissimo. Magari se vogliamo cambiare anche l'intensità o la luminosità o anche la gradazione di colore, potremmo aggiungere un filtro. Come si fa? Si seleziona il layer, si clicca su add filter, andiamo a selezionare, non lo so, il color balance per esempio, e possiamo modificare, non so se sulla registrazione si vede, ma possiamo modificare un po' più rosso, possiamo modificare le intensità dei colori, un po' sul verde, un po', teniamolo un pochino, aumentiamo un pochino le ombre, le rendiamo leggermente più, ecco, benissimo. Quindi possiamo anche aggiungere un altro, possiamo aggiungere, non lo so, aggiungiamo i livelli, possiamo regolare anche i livelli della luminosità, della saturazione, ecco, vedete. Teniamola così. Adesso aggiungiamo invece, aggiungiamo un po' di, aggiungiamo delle rune oppure dei segni, scusate che cambio posizione, aggiungiamo dei segni luminescenti alla roccia. Cosa facciamo? Ovviamente aggiungiamo un nuovo livello, questo livello questa volta togliamo tutta l'effettistica tranne che il colore e l'emission lo portiamo, scegliamo un colore, luminescente, vedete questo azzurrino così che mi piace tanto, perché già il verde è abbastanza saturo di verde questa scena, quindi lasciamo il blu. Aggiungiamo anche una heatmap ma in negativo, quindi tutto quello che andremo a dipingere sarà incavato all'interno, facciamo proprio bello forte.
Ok, aggiungiamo una maschera, la black mask. Ci andremo a scegliere noi il nostro pennello. Quindi andiamo su. Questo lo dipingiamo a mano, quindi andremo su brush. Vabbè, brush. Andremo a selezionare un pennello con una sfumatura laterale, oppure potremmo essere anche questo artistic. Facciamo una prova. Provate pure, non potete. Questo così potrebbe essere carino, no? Però voglio qualcosa di più, vediamo. No, questo è troppo standard, no? Niente, forse artistic. Fate delle prove, cercate quello che vi sembra più. Quello che mi è sembrato più carino, vediamo questo. Niente, il primo mi è sembrato più. Sì, mi piace di più. Allora, andremo a realizzare, che ne so, dei disegni strani. Benissimo. Adesso duplichiamo. Vi faccio vedere gli effetti che si possono realizzare. Per questo faccio delle. Adesso duplico questo effetto, quindi Ctrl D. Duplicate, cancello la maschera. Clear mask. Su questa maschera adesso andiamo a inserire un particle, così vi faccio vedere gli effetti particellari, sono molto divertenti. Utilizzeremo il fracture. Clicco il fracture. Basta che trascino, è un po' troppo. Sì, è un po' troppo, togliamolo, riduciamo, facciamo un pochino. In automatico si crea l'effetto. No, un po' troppo, scegliamo qualche altro effetto. Volendo possiamo anche abbassare l'intensità, ovviamente. Quindi particle life, portiamola, che ne so, a 0,5. E si ferma fino a un tot, non va più di tanto. Per rendere una cosa un po' aliena. Bello, no? Bellissima questa funzione del particle. Basta, lo lascerei così. Ovviamente l'effetto non si nota tanto perché dobbiamo utilizzare dobbiamo attivare gli effetti. Quando sono attivati, aumentiamo il glare. E questo diciamo che è l'effetto finale. Togliamo il. E questo, ragazzi, è come lavora Substance Painter. Adesso vi faccio vedere soltanto le parti finali, però diciamo che questo è il modello che è molto molto carino. Mi piacerebbe aggiungere qua qualche macchia di qualcosa di liquido alieno. Cosa facciamo? Scegliamo il canale che abbiamo creato, lo copiamo. Copy layer, andiamo sulla base e andremo a incollare. Paste. Cancelliamo la maschera. Ok, andremo a scegliere. Scegliamo un particellare. Vediamo. Veins. Proviamo. No, purtroppo. Rain, proviamo questo.
piace Phil, vediamo Phil. Electric Line, forse questo magari. Troppo piccole però. No. Andiamo a farlo manualmente invece. Brush. Selezioniamo C. Dirty Spot. Prendiamo un po'. Ok, facciamo così. Mi piace. Bene, diciamo che la nostra roccia così confermiamo, l'accendiamo. Potremmo anche provare a fare anche un'altra cosa. Utilizziamo sempre, allora, duplichiamo, quindi Ctrl D questa qua, cancelliamo il clear mask. E qui andremo a inserire un altro smart mask, ma questa volta prendiamo i bordi, quindi gli edge, quindi no, fabric edge, proviamo. Bello, sì. Molto molto aliena. Che me ne pare? Che figata, ragazzi, Subsys Painter. Lasciamola proprio così, mi piace molto 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 questa roccia aliena, questa runa. Bene, confermiamo, salviamo sempre. Fatto il salvataggio, aspettiamo che termini. Come vedete qua in basso mi indica. Ok, ho finito di salvare. Possiamo fare anche un rendering veloce utilizzando il motore interno di Subsys Painter. Tende a prendere un pochino di tempo in più, ma io generalmente preferisco fare il lavoro con Marmoset. Però, per chi non lo avesse, può provare a fare un rendering, vediamo quanto tempo impiega. Ci vuole il suo tempo per calcolare. Ecco fatto, piano piano esce. Voilà. Come vedete, il rendering è stato fatto. Poi bisogna aumentare i parametri per togliere il noise, ovviamente. Però ovviamente ci vuole. Qua fa soltanto 5 passaggi su 1000, altrimenti il tutorial non finiva più. Bene, adesso arriva una parte che bisogna fare, ed è quella di salvare i nostri materiali in esportarli e poi importarli in Blender. Quindi cosa faccio? Io vado su Export Texture. Bene. Qui andremo a selezionare la cartella dove noi vogliamo esportare le nostre texture. Quindi andiamo a prendere il tutorial. Creiamo una cartella texture. Ok. Ora, qui arriva la funzione dell'opacity che io vi avevo fatto attivare tempo fa. Cosa succede? Quando noi esportiamo quando esportiamo noi le texture di Subsys Painter ce le esporta singolarmente, separatamente. Però non aggiunge un canale alfa alle texture quando noi le salviamo in PNG. A meno che noi non attiviamo l'opacity del canale. Per questo bisognava attivarlo. E ogni materiale avrà una sua texture che noi andremo a unire per realizzarne una in totale, non averne quattro, ma ne averne una per tutto l'oggetto, le andremo a unire con GIMP.
si poteva anche optare per per assegnare i materiali con le ID mask, però è una procedura un po' troppo complicata e alcune volte anche poco precisa. Io preferisco sempre separarmeli i materiali e poi unirmeli con GIMP, perché ho anche la possibilità di modificarle singolarmente se in caso volessi cambiare l'effetto, quindi preferisco così. Fatto questo, cosa faccio io? Si va in configurazione. Ci sono già delle configurazioni precalcolate, come vedete. Tutte queste però, come vedete, non hanno un canale alfa. Non hanno un canale alfa, che è quello che serve poi a me per unirle in GIMP. Allora io generalmente me ne creo uno, seleziono questo material, tasto destro e faccio duplico. Io me lo chiamo. Lo rinomino come PBR Metal Rough e lo chiamo, non so, Davide, che so che è quello mio. E ad ogni canale io dovrei aggiungermi il canale alfa. La disgrazia è che non posso aggiungere qua un canale alfa, ma me lo devo sempre ricreare e cancellare quelle precedenti. Quindi andremo per crearci adesso i nostri canali. Io mi copio l'indirizzo, cioè, questa stringa che servirà per rinominare la texture, me la copio. Mi vado a creare adesso un canale con un alpha channel, quindi mi vado a scegliere un RGB più A, viene creato sotto, mi vado a incollare quello che avevo copiato. In RGB noi andremo qua a selezionare il canale roughness e me lo trascino. Mi serve il colore il gray. Sull'alfa mi vado a trascinare l'opacity perché voglio che sia trasparente lo sfondo. Ok, e noi il nostro roughness lo possiamo cancellare, quello precedente. Andiamo a fare il metallic lo stesso, un copy. Ci andiamo a fare un RGB più A. Quindi andiamo a incollare. Questo metallic noi andremo a trascinarci il metallic. Questa è una procedura che fate una volta sola, poi vi rimarrà memorizzato, eh. Io ve la sto facendo vedere perché così sapete come poi risolvere i problemi. Ok, quindi cancelliamo il metallic. Andiamo a fare il normal. Andiamo più RGB più A, quindi qui andiamo a risostituire. Quindi andiamo a prenderci il Normal DirectX, lo trasciniamo qua. E qui andremo noi a mettere di nuovo la nostra opacity. Questa procedura è perché non capisco come non hanno ancora abilitato una funzione che mi unisca tutte le texture in una soltanto. Non capisco perché bisogna fare questa procedura. Che poi è una procedura che mi sono trovato io, non ho trovato altri che facciano la stessa cosa. Che però ho visto che online molte persone chiedono questa funzione e non sono riusciti a farlo. Ma non saprei. Quindi la heatmap, andiamoci a copiare questa funzione, questa stringa. Quindi RGB più A. Andiamo a copiare qua. Quindi l'heatmap e l'opacity. Gray, questa la possiamo chiudere. Andiamo a farci le emissive. Copy RGB più alfa. Qui la emissive e l'opacity. Ok, in più mi creo anche un altro materiale che è la separazione di tutte e tre le texture del roughness, ambient occlusion del metallic in un'unica texture, che alcune volte è comodo perché così trascino soltanto una texture che invece trascinarmi tutte le sei. Quindi andiamo a incollare questa e la chiamo invece di emissive, la chiamo ARM, ambient occlusion, roughness map e metal map, e ad ogni canale andremo ad abbinare il canale indicato, quindi A, ambient occlusion,
quindi nel canale verde andremo a importare il roughness, canale gray, il metallic e l'opacity, sempre. Benissimo. Quindi noi adesso avremo il nostro bel esportatore settato con i nostri parametri che vogliamo. Fantastico, perfetto. Quindi andiamo in export. Andremo noi qui a selezionarci PBR Metal Roughness Davide, quello che abbiamo fatto poco fa. Andremo qui a mettere dilution e transparent. Ricordate che io vi avevo detto di mettere 3 pixel quando avevamo fatto l'UV map. Ecco per cosa ci serve, perché oltre i 3 pixel le texture non devono sbordare. Fatto tutto ciò, tutto pronto, possiamo esportare. Questo perché sto facendo un'esportazione adesso singola. Praticamente adesso noi avremo una texture map per ogni canale che abbiamo creato, però a noi serve poi unirle in un'unica texture, cosa che Subsys Painter non fa. E io mi sono trovato questa procedura utilizzando GIMP, perché ha la possibilità di caricarmi più layer contemporaneamente. Finito. Andiamo a vedere, faccio vedere, ecco qua come sono state esportate. Come vedete sono trasparenti, c'è il bianco della trasparenza sotto, vediamo, vedete, tutto trasparente. Andiamo a caricare GIMP. Un attimino che parte, se parte. Si è aperto nell'altro schermo, un attimino che... Ok, quindi andremo a Open as Layer, andiamo a caricare le texture. Come vedete, noi andremo a caricare adesso tutte quelle che vengono nominate ARM, per esempio, che è la prima che andremo a lavorare. Sono queste quattro, sì, perché i materiali sono quattro. Li apriamo e come vedete sono una sopra l'altra, sovrapposte come layer. Andremo a creare un nuovo livello con il colore giallo, che lo potete anche picciare da qua. Ok, lo portiamo in basso così ci toglie la trasparenza. Perfetto, possiamo salvare. Esporta. Adesso abbiamo un'unica texture per tutto, non per tutto, non 5 texture. Potremmo anche utilizzare quelle, però bisogna importarle una per una sul software. Oh, se avete tutta sta pazienza. Ok, esporta. Esporta. Tempo che salva. Ok, benissimo, chiudiamo, apriamo Open Layer. Adesso facciamo il base color. Ops, state attenti a quello che selezionate. Base color, base color, base color. Apri. Benissimo. Qui potremmo anche realizzare un canale totalmente nero. Portiamo sotto. Benissimo. Esporta. E questo lo chiamo base color. Esporta. Chiudiamo. Andiamo a farci gli altri canali. E messi. Messi, messi, messi. Benissimo.
benissimo. Qua possiamo lasciare anche il canale nero. Mettiamo in basso. Esporta. Andiamo a caricare l'altro. Allora, 8 map. Non ce ne stanno altri, no? Benissimo. Qua possiamo lasciare anche il colore nero. Esport. Esport. Ok, chiudiamo, carichiamo Open Layer, Metallic, vabbè il Metallic, ah no perché abbiamo le catene, no, lo dobbiamo fare, quindi Metallic, ops, mi sono dimenticato di premere il tasto Control, ok, sono 4, sì. Come vedete, le catene sono tutte in bianco perché sono quelle che devono riflettere il metallo. Esporta. Dove? Ovviamente noi li facciamo, potevamo fare anche soltanto, ci bastava anche soltanto la normal map, la RM e il color map se volevamo utilizzarle solo in Blender, ma io le faccio tutte perché dipende il motore grafico che stiamo utilizzando. Potevamo anche non farle tutte queste, ma io le sto facendo soltanto per farvi vedere la mia procedura. Quindi andiamo a caricare adesso. Open layer, ci rimane la normal map. Qua c'è qualcosa che non... Normal, sono 4, sì. Ok, qui andremo a selezionare il colore della normal map, creiamo un canale, portiamo giù, benissimo. Esporta il normal map. Va bene, dai, questa è l'ultima che facciamo. Salviamo, esporta. E passiamo a Blender e importiamo le nostre texture. Passiamo a Blender. Ok, questo è il nostro oggetto in Blender. Cosa facciamo adesso? Dobbiamo soltanto semplicemente eliminare le texture che non servono. Quindi lasciamo Rock e chiamiamola Final. Riportiamola come colore 0, qua così. Rock Final, benissimo. Alle catene andremo ad assegnare Rock Final, ai teschi andremo ad assegnare Rock Final, alla base Rock Final. Quindi adesso tutto il materiale, tutto l'oggetto ha soltanto un'unica texture. Andiamo a importare su Blender. Andiamo ad aprire le nostre texture, quindi noi avremo la ARM, la nostra normal map, la nostra emission map e la nostra color map. Non ho importato le altre perché la ARM me ne copre tre. Qui abbiamo detto che abbiamo la ambient occlusion, la roughness e la metal map. Allora, trasciniamo prima di tutto la color map.
E come vedete già il colore è stato inserito. L'emission la spostiamo perché più in basso. Questa è la normal map. Lavoriamo sulla RM. Qua dobbiamo stabilire che sia un non color map, quindi dobbiamo soltanto splittare questa texture. Si splitta aggiungendo un convertitore separate RGB, quindi separa il canale RGB. Uniamo, quindi abbiamo detto che l'ambient occlusion la aggiungiamo, quindi aggiungiamo un color mix RGB, e qui aggiungiamo un multiply, quindi l'alfa, che è il canale rosso, lo aggiungiamo qua, ed è stato aggiunto il canale alfa, l'ambient occlusion, scusatemi, il gray, che è il roughness, il blu, che è il metallic, e come vedete è già stato inserito. Andiamo ad aggiungere le normal map. Le normal map sono sotto l'emission, quindi no, prima l'emission, drag and drop nel canale emission su emission, ed è stata aggiunta il canale che emette luce. Dobbiamo soltanto poi abilitare in Blender il bloom in normal map. Aggiungiamo il normal map channel, normal map, voilà. Andiamo su modeling, e questa è la nostra roccia. Andiamo su Eevee, aggiungiamo un HDRI, magari cerchiamo. Ops, aggiungiamo quello più scuro. No, mettiamo questo qua, è più mistico. Adesso andiamo in Eevee e abilitiamo il bloom. Però ho queste fonti di luce che mi danno fastidio. Abbassiamo l'intensità, magari. Sono un po' troppo forti queste fonti. Ecco, dai, questo lato va bene così. Aumentiamo quindi l'emission. Abilitiamo l'ambient occlusion. Dov'è il bloom? Me lo sono perso. Ecco qua. Ok, se magari vi risulta un po' troppo debole, probabilmente dovremmo aumentare l'emission. Quindi noi potremmo aggiungere anche qua un multiply. Anzi, no, potremmo anche aggiungere un RGB. Vediamo, vediamo, vediamo. Dov'è? 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 Color ramp. Fa l'alfa, no, aspetta, ho color data, allora vediamo di nuovo. Sono un po' troppo.
bisogna lavorare un pochino sui settaggi, ma qua poi andiamo a lavorare su Blender, quindi teniamo per adesso così com'è. È soltanto per farvi vedere come funzionava Subsys Painter. Qua dovremmo poi lavorare sui nodi di Blender se vogliamo un effetto, diciamo, dovessimo lavorare su Blender per quanto riguarda la funzione dovrei aggiungere il volumetric, eccetera, eccetera. Ma era soltanto per farvi vedere come funziona Subsys Painter. Quindi diciamo che il tutorial è concluso. Possiamo tenerlo così momentaneamente. Comunque, l'effetto dovrebbe essere più o meno così, più luminescente. Bene, ragazzi, penso che sia stato abbastanza chiaro. E se avete altre richieste di tutorial, fatemelo sapere. Io sono felice di realizzarle per voi. Mettetemi un like anche su YouTube. Più cresce la pagina di YouTube, più mi spronate a realizzare tutorial tutti per voi. Ciao e alla prossima!